Giovedì 1 settembre. Matteo 11, 7b.11, 15. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, il Signore Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. In verità io vi dico, tra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge infatti hanno profetato fino a Giovanni, e se volete comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. La liturgia continua a farci riflettere sulla figura del Battista. Abbiamo ascoltato in Marco, l'abbiamo ascoltato in Luca, oggi ascoltiamo in Matteo qualcosa che ci viene dalla parola di Dio sul Battista. E forse devo dire, mai come in questi giorni, lo confesso, mi sono anch'io un po' reso conto di quanta stima da parte di Gesù per il cugino Giovanni i Vangeli ci trasmettano. Viene persino identificato con Elia, il prototipo del profeta, rapito da Dio verso i suoi cieli, per poter poi tornare in un secondo momento a dare compimento alla salvezza annunciata e donata da Dio stesso. E nel Battista, anche con questa raffigurazione con Elia, ritroviamo quindi una strana e interessante mescolanza tra grandezza e piccolezza. Il Vangelo ci riporta questo scontro, ma che poi in fondo è forse più una sana miscela tra grandezza e piccolezza, perché il Battista è uno che non ha qualcosa di suo ed è continuamente relativo al Figlio di Dio, ma nello stesso tempo è uno che si è dato da fare, non è che ha taciuto, non si è messo semplicemente da parte, ha parlato, ha indicato, ha anche usato parole molto forti, ha incoraggiato, ha risposto alle domande delle persone, ha saputo indicare delle strategie di vita che potessero in qualche modo consentire di accogliere meno il regno di Dio vicino, e non si è preoccupato di una facile accettazione. E così ha sperimentato la stessa opposizione di tutti i profeti prima di lui e la stessa opposizione che sarà poi quella anche del Cristo crocifisso. Ed è l'opposizione che il regno di Dio conosce dentro la storia. La ritroviamo in Giovanni, l'abbiamo ritrovata prima nei profeti, continueremo a ritrovarla ancora anche nella nostra storia. E così conclude Gesù in questo brano di Vangelo, proprio nell'ultima frase che oggi ci è proposta: chi ha orecchi ascolti. Perché noi troppo spesso camminiamo un po' troppo spediti, forse un po' incuranti di tutto, perché troppo sicuri delle nostre acquisizioni, poco inclini a domandare luce, a ricevere indicazione, come gente che si ritiene a posto e pensa di non avere poi tutto sommato chissà quale bisogno di ascoltare altro. Se volete comprendere, ci dice Gesù, ma se proprio volete comprendere, allora tendete l'orecchio. Se però invece non vogliamo, allora è tutta un'altra storia. Buona giornata.